Visualizza streaming, lo vediamo da lì tanto poi com'è. Ok. Parte. Partito il bro. Allora. Siamo in live, che riguarda un po'? Quello che sono andando a fare. Sì, è appena arrivata la notifica. Ok, quindi ora bisogna andare qua. Da mo che siamo in live. Beh, da mo. Allora, 21 secondi. Contenuti live. Questo qui. Arriviamo, ragazzi, un secondo che stiamo cercando di stare cominciando ad entrare. Attività salva. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora arriviamo. Come lo vedo ora qua? Dal canale devi entrare. Se ci entro da qua? Da qua? No. No, no. Devo andare indietro, indietro. Tutte le volte mi dimentico, io non ce la, posso fare. E ora da qua di nuovo? Ma è, no, nel tuo, visualizza il tuo canale. Qui. Niente, ragazzi, non è capace, col computer proprio. È qui, ma vedi che lo sapevo. No. Vedi abbassa che il volume. Abbassiamo il volume qua perché sennò fa gli eco i ritorni. Allora. Ciao amici, ciao Franca, buonasera ragazzi, buonasera a tutti, Guerino, ciao, buonasera Guerino. Ciao a tutti, come state? Bene, Tony Milan, per fortuna. Salutatori, vi vediamo, tutto ok? Perfetto, grazie Augusto. Un ciao anche da Camillo che vi guarda. Ciao Camillo! Ciao Camillo! Buonasera ragazzi, ok, ciao raga, direi che ci siamo, si sente bene, tutto ok. Eccolo lo Osvaldo con... C'è Angela e Osvalda che ci... che ci salutano. Ciao ragazzi, è stato un saluto dallo zio Ken e da mia moglie Stefania che oggi fa gli anni. Fate gli auguri in diretta, cosa gli così gli facciamo una bella sorpresa, ragazzi. Allora, mia moglie Stefania. Stefania! Stefania! Un auguri, auguri enorme da tutti da voi. Tutto il team Casa su Quattro Ruote, Pippo e Bernice compresi che... Bernice, vabbè, lo sapete. Sì, Bernice. Ha finito ora il turno. Auguri. Auguri, Stefania. Buonasera, ciao belli. Buonasera, vi vedo tutto ok. Ah, belli di casa, ciao tutta ciao la chat. Flavio. Ciao, Flavio. Allora, aspettiamo che arriva un po' di gente e poi iniziamo a, chiacchierare un pochettino. Non la facciamo lunghissima. Perché appunto di quello che si parlerà, che sarà un aggiornamento, vogliamo che chi la vuole vedere poi come non in diretta, perché magari non può per forze maggiori, tempo, lavoro, quel che l'è, la può vedere come video, ma che non diventa lunghissimo, se no magari uno zappetta per cercare qualcosa di informazione e non lo trova. Ciao a tutti! Ciao Jessica, Angelo e Pippo, ciao a non tutti. Lo vedo, è Christian e Vernice che dorme. È Christian e praticamente lo mettiti vedi sotto il cuscino, perché non si vede. Non si vede. Buonasera a tutta la famiglia. Ciao a tutti. Buonasera Lucia, grazie, vi ringrazio tanto, un abbraccio forte. Figurati, non c'è di che, zio Ken. Ciao ragazzi, tutto ok? Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Guardate. Subito, allora. Guarda il papi lui, se no. Ma puoi stare anche con la tua mamma, No, gli dico, sto con il mio papà. Dai, vieni qua con la tua mamma, su. Ora non farà. Mi mordere, però. Non ora fare il monello. Saluta un po' tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao Ivo e Renato, un abbraccio, grazie. Ciao cari, un salutone, one in no, Nuoro, e un saluto a tutta la Sardegna, da Nuoro ci salutano. Un saluto a tutta la Sardegna e tutti i sardi. Tutti. Tutti. Allora, iniziamo a imbastire la situazione. Quello che ci serve è che vi preparate carta, penne e calamaio innanzitutto. Poi,
Spero che la novità sia quello che spero io, che avete fatto 6 al Superenalotto. Magari, Flavio. Guarda, facessi se avessi fatto 6 al Superenalotto sarebbe una doppia news perché offrirei di tutto a tutti. Deve Certo. essere un bel 6 al Superenalotto. Ciao Claudia, è un po' che non ci sentiamo. Ciao Claudio, ciao Ciao da Roberta. Mantova, ciao da Dove Piacenza, vai? Pippo Osvaldo che ti pensa Dove sempre. Hai capito? vai? Guarda, Che c'è Angela l'Angela, che eh? ti sogna Angela. Ciao bella famiglia, grazie a tutti ragazzuoli, un saluto a tutti, Ha salutato anche Pippo, Già ragazzi, che fra poco ci vediamo. Bella famiglia, ciao carissimi, Vilma Vilma, Ciao ciao. Vilma. Allora, iniziamo Dove a imbastire la situazione. vai? Tempo fa avevamo parlato che volevamo organizzare un raduno. Quindi ci è voluto un po' di tempo perché Ciao. purtroppo, cioè purtroppo, per fortuna, dovendo lavorare e stando Viaggiare. viaggiare, stare dietro al camper, gli animali, le solite cose che sapete, fai video, non fai video, una cosa e l'altra. C'ho altre cose anche da fare che le devo ancora fare, pian pianino ci arriverò. Quindi siamo riusciti ad arrivare al punto della situazione per il raduno, ovvero, allora ci sarebbe piaciuto tantissimo la prima, che però poi cioè, è finita lì, non si capisce il perché. Non mi ricordo se in live aveva scritto, Sì, ci avevano ci contattato avevano in contattato in live. una live dicendo che se l'avessimo fatto nella zona toscana, dei ragazzi che fanno street food, si sarebbero offerti volontari per fare street food. E quindi si organizzavano loro anche per la location, chiedere al comune tutto quello che c'è intorno e sarebbe stato perfetto. Avremmo avuto un camioncino street food che ci fa da mangiare. Li ho contattati in privato, ma poi non li ho mai più sentiti. Magari non Magari hanno succede, avuto non dei si, non problemi. lo so. Quindi io ho aspettato un po' anche per dargli tempo a loro di rispondere, perché come a me capita che qualche messaggio me lo salto, può succedere anche agli altri. Quindi siamo umani e sbagliare è lecito. Ora che è passato però un bel po' di tempo e come avete visto dai Ciao. video siamo in fasi ormai sbriciolose, Ormai ormai sì. siamo lì e abbiamo trovato un campeggio, come si chiama? Monza Albano? Sì. Rimane vicino sul lago di Garda, io li ho contattati, mi hanno detto che loro organizzano tantissimi di questi eventi e hanno 140. Camperisti Monzambano. Sì, fallo vedere così che chi volesse. Morenici del Garda, sui colli Morenici del Garda. Questo qui. Vediamo, ecco, ok. Quindi io li ho contattati, sono stati super gentilissimi, loro hanno 140 e rotti posti, se non Sì, ricordo male. 146 posti, Io spero che lo piazzole. riempiamo e che bisogna poi farne un altro per accontentare gli altri. Quindi, Più siamo, è meglio è, più ci divertiamo. loro cosa hanno fatto? Loro mi hanno mandato una email con scritto. Allora, partiamo dal presupposto che le date saranno 30, 1, 2 di giugno. È un venerdì, sabato e domenica, che sarebbe il primo a cavallo di giugno. Allora, sarebbe 31, 1 e 2, il scusate. 31 maggio, il primo di giugno e il 2, vabbè, la domenica che poi diciamo ognuno poi andrà a Cioè, magari chi si vuole casa. fare la settimana dal 27 al Per 5 carità, e arriviamo poi noi nel ci weekend, va benissimo. mancherebbe. Cioè, ognuno è libero di fare quello che vuole. Noi possiamo stare lì quei 3 giorni, quel fine settimana, perché poi ci dobbiamo spostare. Quindi. E loro cosa mi hanno chiesto? Mi hanno mandato la mail, posti fantastici, grazie. E quindi chi è interessato mi scrive una email o su Instagram in privato, mi manda la mail, io giro la mail della struttura, bisognerà prenotare almeno, bisogna dare l'acconto, diciamo, di un giorno, in maniera che loro
vincolano e sanno più o meno quanti camper ci saranno, perché se mi arrivano 300 email, io li mando e voi gli mandate la richiesta, loro più di 148, se non ricordo male, non hanno, quindi devono poi bloccare. Io spero che siamo in migliaia, che non è un al massimo problema, se ne fa più di se ne una. fa più di uno. Ma 493 km da me a Flavio, Stra. al massimo poi vedremo se riusciamo, ne facciamo anche una un po' più giù, dai. Vediamo Per cosa si riesce a accontentare fare. tutti. Quindi chi è interessato mi può mandare un'email in privato, senza problemi. Io gli giro la mail dell'associazione a cui dovrete versare la quota. Campeggio. C'è le date, c'è Sì, noi tutto. non prendiamo soldi, non prendiamo Non. niente, cioè, vi mettiamo direttamente in contatto con il campeggio, così voi potete parlare direttamente con Fanno tutto loro quello che e vogliono. almeno poi voi direte al campeggio se vi fermate 1 o 2 notti, così almeno Sì, di più di meno quello che. ognuno Si organizza si può quello che vuole. organizzare alla sua maniera. Voi sapete che noi, casa su quattro ruote, sarà lì venerdì, sabato e domenica, 31, 1 e 2. Chi può venire solo la domenica, viene solo la domenica. Chi Certo, può ci solo il venerdì, mancherebbe. per questioni di lavoro, non è un obbligo stare lì tutto il weekend. No, a noi fa A piacere, noi noi fa siamo lì, piacere. a noi fa piacere, più siamo e più ci fa Piccola piacere. premessa. Aperta parentesi, come dice Jessica. Sarà un fine settimana da passare tutti assieme per sbracioliamo, sbistecchiamo, caffettini Ci time. divertiamo. Sarà un fine settimana di Relax. conoscerci, di relax e di tutto. Chi ha intenzioni di voler, che ha bisogno, che vuol fare qualcosa al camper, ok, ci A parte. sentiamo fuori da quei 3 giorni. Perché se no, se dovessi mettermi dietro a tutti i camper da vedere il pannello, la batteria, Non è passerei il più. weekend dentro i camper Sì, non è e più magari non bello. avrei neanche il tempo di vederli tutti e mi dispiacerebbe. Quindi il weekend è dedicato a conoscerci e passare un weekend tutti assieme in allegria, sbracciolare, mangiare, fare quello che c'è E da ci fa fare. piacere anche Super se piacere. non avete il camper, avete la Sì. macchina e volete venire con la macchina. E magari non potete. Chiedete noi, Cioè, ci chi ci mancherebbe. segue e che non ha un camper, non, cioè, che non è camperista, o caravanista, Certo. però gli fa piacere, mi mandate lo stesso la mail, io vi do il contatto e chiedete se è possibile venire in Sì, macchina per stare una passare. giornata con Magari non noi. vi fanno pagare, non lo so come Sì, funziona, magari ecco, però. non fanno pagare neanche niente, non lo Magari, so. sì, magari hanno un parcheggio a fianco, non lo so. Certo. Quindi anche chi non è camperista mi contatta, io giro il contatto o se avete già capito di chi si parla lo contattate per chi non è camperista. No, perché tanto devono mandare. Vabbè, mi mandano la mail, io rimando la mail e Continuano. fate tutto, ecco, senza Certo. problemi. L'email la trovate del nostro canale, giusto? La trovate sotto la Vedi, descrizione. Gianluca ci ha scritto: si può venire anche senza camper, tanto per stare un po' in compagnia. Certo, ma certo, Per noi non c'è nessun problema. cioè. Bisogna vedere come la struttura, se ha un parcheggio auto Non a penso che ci parte siano o se bisogna problemi. prenotare, ecco, quello non lo so. Comunque, Luca, tu mi mandi la mail, io ti mando il contatto, ti mando la mail dove c'è tutti i contatti del campeggio, gli fai una chiamata e gli dici: guardi, io tot date, dovrei essere lì per salutare dei ragazzi o un giorno solo, No, quello che è. caso 4, dato noi Sì. comunque gli abbiamo detto. Però non abbiamo il camper, possiamo entrare lo stesso a salutarli un'ora, due, mezza giornata, quello che potete, che volete, e vedi loro cosa ti dicono. Io non credo ci siano problemi, ecco. Vengo con la moto, mi metto i pannelli sopra, lo smaldo. Vabbè, poi la sua moto non è piccola, quindi ce ne stanno pannelli lì. Cioè, e stavo dicendo Quanto? per le mail che la trovano nella descrizione del nostro canale, giusto? C'è la email. C'è la mail? Sì, perché non essendo con StreamYard non posso mettere il banner, né ora, Cri. Della Di cosa? Dell'email. O la scriviamo, no? Non so se si può Aspetta, fare. No, perché sennò la faccio io. mettevo che scorreva qua Ah, sotto, sai? no, fa no. Cristian. Cristian fa tutto Se così. spariamo è a colpa di Cristian. Allora, vediamo un attimino di messaggi. Tu intrattieni con O Pippo. se preferite con. Amore, ti fai male. Ora lo voglio rivedere da qua. Amore. Vai, come se niente Guardala, guardala, ora fosse. cade, lo vediamo. Come Come ha se niente fatto? fosse.
ora lo vediamo da qua. Ma amore, ma ti fai male! La spinta. La spinta, perché ci gioca e se l'è rovesciata addosso. No, ma guarda, boom! Poverino! Amore! Che monello questo è. Stavamo dicendo che se preferiscono ti possono anche scrivere tramite Instagram. Scrivi qua l'email? Sì, o scrivila. Non inviarla però, tu solo scrivila. Aspetta che... Sapete che Angelo con la tecnologia non è molto... Questo tipo di tecnologia. No, è uscito tutto qua. Ecco, l'avevi intratoccato. È bravo a fare il pane, il panettiere, ma altre aggiustare cose, le scarpe. Aggiustare le scarpe, ma altre cose. Non è tanto bravo. Pippo, hai finito di fare il ballo? Cosa fai? Il ballo? Con la bottiglia? Saluta un po' tutti, di un po' ciao a tutti. Di un po' ciao a tutti, carpe amore. Dieti per... Ok. Allora, quanto costa? Allora, se non ricordo male, mi hanno mandato la mail. Beh, la potevo scrivere anch'io lì così. Aspetta. Ah. Ora è bloccato il messaggio. Ah, okay. È sempre lì. Okay. Vi rimane l'email dove potete scrivere. In alto a destra. Tutto, okay. E chi però ci vede dalla TV, non so se lo vede. Vabbè, al massimo sul canale comunque. Se avete le informazioni, nelle informazioni c'è. Nostre, la descrizione, andate col telefonino, entrate un attimo. Si vede la nostra email. Se no, comunque, se non trovate l'email, se no andate su Instagram al massimo. Se sì, proprio non o comunque io ora la provo a dire, voi Toma. Poi ritornate sul video. Carpe diem, tutto piccolo, tutto tagliato. TPR1988@gmail.com. Si può venire anche okay, per la vostra mail, grazie, ok, l'ho messa lì. Quanto costa? Se non ricordo male, massimo 18 euro al giorno. 18 euro al giorno, mi sembra che ci hanno detto. Tutto incluso dovrebbe essere. Aspetta, guardiamo la mail in diretta che mi ha mandato. Buongiorno, come richiesto. Costo della piazzola 18 euro 24 ore. Deve cortesemente fare il versamento almeno di un solo giorno, grazie. Nuovi Orizzonti, se la segreteria, c'è tutti i contatti, io girerò questa email a chi mi scrive in maniera che voi certo. Avete quello che mi ha mandato a me lo rimanda a voi, lo inoltro. Ciao da Cesenatico, bellissimi, sono relatore, sta parlando di quale posto e quando. Allora, okay. Facciamo un recap perché sì, sono aumentati gli spettatori, quindi è giusto che... La data sarà 31 maggio, 1 giugno e 2 giugno, è un venerdì, sabato e domenica. Non siete obbligati a venire tre giorni, potete venire 15 giorni che nel mezzo capita il weekend, come potete venire solo venerdì, solo sabato, solo domenica, potete fare quello che volete. Basta che voi mi mandate la vostra mail, mi scrivete via mail, la vostra mail, cioè mi scrivete un'email. Sì, ci siamo in due, no. Con un camper. No, perché io li giro la mail della del sì, campeggio, però è voi pagate. Anche noi almeno sappiamo poi anche noi in totale quanti siamo, capito? Era nel senso. Beh, in teoria tutti quelli che mi scrivono la mail sono quelli che vengono con un camper o con la macchina, sì, quello che sì, è. Sì, però almeno più sappiamo, o meno abbiamo più un'idea. O meno sappiamo sì. Un'idea di quante persone siamo almeno. Sera a tutti un ciaone. Alle due bestioline di Pippo e Bernice, stavi spiegando grazie. Dove saremo. Spiega e siamo a aspetta, dov'è? Vicino al lago di Garda, Monzalbano. Aspetta, non dire cose. Intanto che... rispondo a una domanda. Allora. Cioè, domanda. Allora, che hanno scritto Cristian Ostia a Roma, c'è uno skatepark, dicono che è uno dei migliori. Più belli d'Europa. Lo sappiamo, ci dobbiamo. Lo so, e faranno i campionati del mondo. Ce l'abbiamo già lì. Allora, per chi è entrato dopo, l'area sosta è Monzambano e si trova sui colli morenici del Garda. È molto bella, se volete andate pure a vederla, la trovate, basta che scrivete area sosta camperisti Monzambano. Vi esce l'area sosta, sono 147 piazzole, sembra, e è molto bello, nel verde c'è tutti i barbecue, veramente carino, c'è un sacco di sentieri se uno poi si vuole andare a fare delle passeggiate, a vederlo così è molto carino, poi ce n'hanno parlato bene e quindi abbiamo deciso di scegliere questo. Ah,
Ci chiedono quando saremo a Pozzuoli, che siamo in zona Napoli. Sarebbe. Lo sappiamo. Allora, chiedo scusa, sono entrato ora, posso sapere il campeggio, la data? Fammi sapere, Marci 73, se hai capito il remember, se sei entrato, che l'abbiamo già ripetuto, o vuoi una rispiegazione. Saluti a Pozzo del Conte, ok. Cristian Ostia, ok. Saluti da Camperanno. Da Camperanno. Camperanno nel senso che se camperanno, non l'ho capito. Vabbè. Si vede sulla TV, perfetto, grazie, ah, cittadino italiano, grazie. Buonasera, appena collegati, cosa mi sono perso? Aquila nera, ora arrivo alla fine della chat e facciamo un refresh. Angelo Celle, clip fatta. Ok, ora poi la guardo. Vi seguo da un po', passo mezz'ora di spensieratezza. Una sola, non ho capito, quanti ha Christian e che scuola frequenta? Grazie. Ma quanti non siamo anni sul lago di Garda. No, mi rimane che non siamo sulla guida. Non te l'incaputamento. Cioè, Feminist ho già a morì. Perché video non sono mai sincronizzati con la realtà? Perché ci vuole 7-8 ore a fare un video, quindi sarebbe impossibile. No, non siamo fermi al lago di Garda. Non siamo fermi al lago di Garda. È impossibile fare video subito. Cioè, o fai delle live così, o se no è matematicamente impossibile. Anche perché calcola che voi vedete nei nostri video la giornata o le giornate, perché alcune volte se la giornata non è tanto sugosa si uniscono due o tre giorni assieme per fare un bel video, no? Ma mettiamo che riusciamo a registrare tanto per la giornata. Se io il mio video esce il mercoledì, giusto? Mercoledì sera alle 20:30 esce un video. Io mercoledì mattina, quando mi sveglio che registro tutta la mia giornata, dovrei finire la mia giornata alle 5 del pomeriggio, scaricare tutti i dati della GoPro sul computer, editarli, quindi cancellare le parti brutte, le cose brutte, le scene brutte, i movimenti, mettere le musichette, se c'è il drone mettere il drone, che non ci vuole poco, e caricarlo su YouTube. Calcolate che solo caricarlo su YouTube, per di più ora che lo stiamo mettendo in 4K, forse ora l'hai rimesso in HD perché era troppo lento, ci ballano 3-4 ore solo perché venga caricato dal computer a YouTube, anche con connessione buona e tutto, a meno che non hai Starlink. E quindi è impossibile, perché vorrebbe dire che nei video non vedreste mai dal pomeriggio tardi alla sera, alla cena, alla notte. Quindi è impossibile. E... Hola Carina, che tal? Come sta? Hola Carina. Aquila nera, capito. Ok, dovreste dire che al momento della prenotazione dite raduno di casa su quattro ruote. Okay, sì, giusto Claudio. Hai ragione, sì. Grazie mille, ho capito tutto, appena deciso ti faccio sapere o ti invio mail, grazie, avrei molto piacere di esserci per salutarvi. Grazie mille Marci. E niente, quando decidi mi mandi la mail, io ti giro la mail e tu prenoti e sei dei nostri, senza nessun tipo di problema. O Instagram. Tipo dei daily vlog. Ma non è facile, Miki Moret. Cioè... O fai delle live come adesso che ti faccio vedere dove sono in live. Ma poi noi lavoriamo anche, non è che facciamo solo questo. Per noi, cioè... Fare tutto l'uno in centro Italia. Purtroppo bisogna lavorare. Ho trovato Adriatico. Pippo ha trovato la fidanzata. Sì, in chat ha scritto, Pippo ti amo, mi vuoi sposare. Pippo hai trovato Trilly la Black. Fidanzata. Cioè, tutti farete un raduno in centro Italia, magari nel versante Adriatico. Se lo facciamo in centro Italia cercheremo, se ne faremo un altro in centro Italia cercheremo di farlo in una zona dove riusciamo a colpire il più possibile, ecco. Ora questo vicino al lago di Garda, speriamo che perlomeno tutto quello che è il nord Italia fino alla Toscana, a salire diciamo questo pezzo d'Italia, lo prendiamo. Poi nel centro fare un centro sud da cercare di, anche chi è più in giù può venire in su, capito? Perché capiamo che non è facile per tutti, sì, certo, fare tanta strada. Tanti, ecco. Magari c'è tanti chilometri. Però non è neanche facile chiama la struttura, dar delle, cioè no, c'è comunque anche lì del lavoro dietro, ecco. Non è semplicissimo. Siete sempre in Spagna? Siamo in viaggio. Natus domina. Angelo, perché dici no, vamo e non vamos? Vai dentro. Non lo so sinceramente, forse per abbreviare, per accorciare.
Ciao da Udine, qui sono 22 gradi. Mazza, sta facendo caldo allora. Non bene, stop family. Bene. Ma in linea di massima che differenza di tempo c'è con l'ultimo vostro video? Dipende. Dipende, c'è magari la volta che riesco a recuperare, poi la volta che magari rimango un po' più indietro, dipende. Alla prossima vediamo. Più o meno si parla di una quindicina di giorni, a occhio e croce. Però dipende, c'è stato volte che se viaggi tanto, perché poi anche lì, se tu viaggi tanto, un'ipotesi, no? Parti... Aperta parentesi. No, devi ancora chiudere la vecchia. Aperta parentesi, c'è canali molto, 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 molto più grossi di noi che sono indietro di un mese e mezzo, due mesi, sì. Chiusa parentesi. Perché? Perché se tu viaggi tutti i giorni che ti sposti e fai 4-5 ore di guida, ti svegli al mattino, parti, metti in moto, metti a posto il camper, parti, fai 4-5 ore di viaggio, intanto registri la giornata, ti fermi, fai il pranzo, poi magari visiti la città e arriva che è sera. Quindi tu hai registrato, però poi o alla sera ti metti dalle 8 alle 9 fino a mezzanotte a editare il video per cercare di stare sempre aggiornati, o capita che magari fai 3-4 giorni di viaggio che registri e tutta la famiglia assieme si ci gode anche il viaggio registrandolo per trasmetterlo a voi, e poi dopo i 4-5 giorni magari sei fermo 2-3 giorni, non registri perché magari non fai niente, perché magari io metto a posto a casa su quattro ruote ma faccio cavolatine che da non far vedere, e Jessica ci dà dentro a editare, pubblicare, e quindi quei giorni lì li recuperi per editare tutto quel materiale. E non è facile, ragazzi, cioè calcolate che per fare dei film ci mettono anni, e questi qua sono video, ok, non siamo a livello film, ci mancherebbe, però comunque ci vuole il tempo proprio materiale per farli. Allora vediamo, piano. Monzoban è nella vicinanza del lago. Sì, sì, più o meno sì, Luca. Sì. Ci siamo persi. Dai. I costi, ciao. Allora, i costi, Giuseppe, 18 euro al giorno, stabilito dal camping, non ci interessa, cioè, paghiamo anche noi, ecco, nel senso, no, sì, niente di che, cioè, non facciamo marchette. No, io vi mando l'email, voi prenotate almeno un giorno, se ne fate uno pagate un giorno, se ne fate tre basta pagarne uno e all'arrivo pagate la differenza. Tutto a loro, noi non c'entriamo niente, ecco. Ciao ragazzi, mi sono collegato, appena collegato, come state? Molto bello quello che volete organizzare, fino a quando c'è tempo per confermare. Un caro abbraccio. Ecco, grande Franco che hai detto una cosa ottima, una bella domanda. Fino scusa, a quando... scusa che lo interrompo. Flavio, c'hai ragione. Dimenticavo che io non faccio niente. E hai fatto una bella domanda, Franco. Allora, intanto grazie mille... che stiamo bene, tutto a posto, e grazie mille per quello che vogliamo fare. Fino a quando c'è tempo per confermare? Io penso, ragazzi, di dare da adesso una settimana, 10 giorni per mandarmi un'email, cioè cercare di organizzarvi. Io capisco che magari per motivi di lavoro uno non può dirmi tra 10 giorni cosa si fa, tra perché siamo al 9 di aprile, stiamo parlando del fine maggio, quindi siamo quasi 2 mesi in anticipo. Però... Eh no, più che altro è per loro, per il campeggio che si devono anche organizzare. Cioè io penso che se almeno domani io mi ritrovo 80 mail a cui rispondere, che vuol dire che venite, io penso che il campeggio già con 80 prenotazioni su, certo, 140 blocca il campeggio per noi, secondo me blocca il campeggio per noi, perché può esserci quello che non sa domani o tra 10 giorni se lavora o meno quel fine settimana, e magari arriva senza prenotazione e trova il posto, non lo so, questo lo sto inventando io, ecco. Tipo non toccare la telecamera, e se no, se non riuscite a dirlo entro 10 giorni e vi presentate là all'improvviso, speriamo ci sia posto, ecco, a me farebbe tanto piacere. Poi, noi da Forlì faremo il possibile per venire, abbiamo troppa voglia di conoscervi, salutate per favore mio figlio Nicolò, veramente, che è innamorata di Pippo. No, grande veramente. Valentina e family, grazie, con immenso piacere conoscervi a voi e a tutti quelli che verranno. No, e un mega saluto a Nicolò. Ciao, ciao Nicolò. Nicolò, ti aspettiamo, ti aspettiamo, così puoi conoscere da vivo anche Pippotto. Aspetta. Ma Pippo il pappagallo ci riesce ad accendere Alexa e spegnerla?
No, il nostro Pippo ancora no. Potrebbe arrivarci. Sì, se, beh, se insisti che gli insegni. Per il momento non la chiama ancora, quindi. Vieni, amore, vieni. Non volevi andare a fare la pipì? Veloce ad editare i video. O fai lavorare Christian che edita dal telefono al posto di giocare. Ma Christian non gioca. Al mattino alla deve scuola studiare. Studia. Poi al pomeriggio, se non siamo in degli skate park, magari gioca con amici o gira con È un impegno grosso, ragazzi. E poi non anche è con, così la, con l'intelligenza artificiale devi comunque riguardarti poi il video se l'hai editato come a te piace, perché magari ti taglia pezzi che tu non vuoi tagliare, ti toglie Guarda cose che tu non vuoi togliere. Quindi sinceramente io sono ancora lo vecchio stampo che mi fido di quello che faccio io, non di quello che fa un'intelligenza artificiale. Però nulla a togliere che sicuramente sarà un ottimo prodotto, ma noi ancora preferiamo farceli noi come vogliamo noi. Comunque grazie del consiglio. Dove siete ora ancora in Spagna? Augusto Merlo, lo scoprirai nei video che c'è la sorpresa. Dove trovo la vostra mail? Allora... o qua sopra Christian l'ha bloccata come commento, che è carpe diem taiper 1988@gmail.com, o se no vai nel canale nostro, in informazioni c'è cioè, nella descrizione il no informazioni no, non so, o nella descrizione o nelle informazioni sì, o da tutte e due ti esce fuori, la fuori mail. Le mail, se no vai su Instagram e mi cerchi come Casa su Quattro Ruote e vedi il logo che è lo stesso del canale YouTube, mi scrivi un messaggio in privato, ti mando io la mail, la mia mail, tu mi scrivi via mail, così io ti inoltro la stessa mail che mi ha mandato il campeggio. Falla passare, sennò poi si arrabbia. Dai, passa. ciao Osvaldo, noi veniamo se non partorisce la figlia proprio in quei giorni. Dai, allora venite con la nipotina, perché se partorisce la figlia devo dire che sono il nipotino. Sì. Grande Silvano e Bettina, non facciamo auguri, non facciamo niente, dopo quando nascerà si fa tutto. Pina Mereo, ciao amici, ciao, miei Pina. Carissimi, troppo bello vedervi, vi abbraccio con affetto, Pina. Grazie, un abbraccio. Pina, un abbraccio forte e un saluto anche al marito. Ma si può prenotare direttamente all'area o bisogna mandare una mail prima a voi? Allora, se voi mi mandate Aquila Nera, se tu mi mandi la mail, io ti giro la mail del campeggio. Se tu conosci già il campeggio e vuoi chiamarlo, non c'è nessun problema. Era più che altro anche per noi per sapere. E noi in sappiamo più siamo. O meno il numero se voi mi scrivete. Però, a me. Cioè, però se voi dite casa su quattro ruote, io poi chiedo al campeggio. Pochi giorni prima gli dico: ascolta, quanti hanno prenotato per venire al raduno di casa su quattro ruote? E loro mi diranno: ha prenotato X, non c'è nessun problema. Brava. Ripeto, noi facciamo solo il tramite di girarvi la mail per fargli la prenotazione a loro e via dicendo, ma non c'è nessun non ci dobbiamo guadagno, non c'è niente su di noi. Guadagnare. Allora, fate uno mi ha già mandato la mail. Cosa avete in mente? Ma si può una decina di chilometri da Peschiera, sì. Ciao ragazzi da Trento, ciao, saluto a tutto a Trento. Fate un recap, cosa avete in mente? Cosa abbiamo in mente? Cosa bolle in mente? Cosa bolle in pentola? Mail mandata, non posso mancare. Grazie Augusto. Scusate, ma avete già un programma delle giornate? Ora iniziamo a facciamo un recap. Noi presenti, ti ho scritto sull'altra mail, Valeria Ferrari, vediamo subito, eccola qua, sì, Valeria, sì, sull'altra mail non so da dove sia uscita la mia, l'altra, vabbè, perché carpe diem è quella, vabbè, non ha importanza, io, se trovate anche l'altra mail da Facebook, ok, va bene, io spero di riuscire a leggerle tutte, controllerò anche gli spam, che non c'è rischio che vadano negli spam, e niente, allora, facciamo un refresh di cosa faremo. Piccoli grandi viaggi. Hola! Ciao piccoli Hola. Grandi viaggi. Cosa faremo Franco e Ricky? Faremo un raduno. Un raduno che sarà a Camperisti Monzambano, vicino a Peschiera del Garda. Sui colli morenici del Garda. Violinata. Se e sarà meno, diciamo le cose, 31 maggio. 1 giugno, 2 giugno. Si tratta di un venerdì, sabato e domenica.
Se non siete camperisti potete venire anche in macchina. Certo, se siete motociclisti potete venire anche in moto. Se siete elicotteristi venite con l'elicottero. Non è un problema. Con qualsiasi mezzo veniate, a noi ci fa piacere conoscerci. Venerdì, sabato e domenica. Se non potete tre giorni potete anche fare un giorno, non c'è l'obbligo di stare lì tre giorni. Voi mi mandate una mail, come abbiamo appena detto, per più o meno avere un'idea di numero di quanti verrete. E io vi giro la mail del campeggio. Ciao dove Flavio, voi... un bacio. Ciao Flavione. Ciao. Un saluto a tutta la famiglia. Però devi venire Flavione, se non te fai 400 km vedi. Potete venire anche solo un giorno, non c'è nessun problema. Voi mi mandate la mail, io vi giro la mail del campeggio e voi riservate almeno, se fate tre giorni, almeno una notte, chiedono di anticipo per bloccare la piazzola. Direte, noi non prendiamo soldi, noi non prendiamo niente. Noi verremo lì per conoscervi e passare un weekend assieme a sbracciolare, a sgrigliare, a ridere scherzare, e non si parla di lavoro né di pannelli né di batterie, niente. Saremo lì per staccare la spina tutti assieme e goderci il momento. Carpe diem, carpe diem, bravo. Mai dire mai, mai dire per sempre, bravo. Sì, poi noi pensavamo, giusto, noi pensavamo che se vogliamo ognuno, ogni famiglia, ogni camper, ogni famiglia, diciamo, perché se poi non sei camperista non è uguale, ogni famiglia, noi pensavamo si potrebbe portare un po' di carne, se vogliamo fare cioè, siccome ci sono un po' di barbecue lì fuori, si potrebbe fare, giusto, una bracciolata, grande bimba bimba, un barbecue tutti insieme, così si può mangiare tutti insieme. Sì, sarebbe sì, una anche bella perché, cosa anche quella. Bravo, mangiare tutti assieme, si fa una tavolata, tra virgolette ognuno viene con la spesa, nel senso... Sì, con le sue ma cose. Ma anche perché c'è magari chi è allergico a qualcosa, chi è celiaco, certo, quindi cioè, ognuno poi... si porta al suo, poi si stendono le tavolate e si mangia tutti e insieme. Si mangia tutti insieme. Se e diventiamo una grande famiglia. Come già lo siamo nel canale. Però lo facciamo dal vivo. Certo. Speriamo che tutti quelli che vengono gli faccia piacere essere ripresi e che registreremo la giornata, no, perché se sarà... qualcuno non vuole ci mancherebbe. Certo, certo. L'importante è saperlo quasi subito in modo che non si certo, inquadra, perché sennò poi c'è un lavoro dietro per togliere quella figura. Certo. Quindi sarebbe bellissimo registrarci tutti assieme, che poi lo vedrete tutti assieme e rimane comunque un ricordo per tutti, ecco. Certo. E anzi, se non sbaglio, chi vuole può poi scaricarsi quel video da YouTube. No. Solo noi possiamo scaricare i video, cioè tu del canale, no, neanche. Non neanche noi. YouTube Plus. Mm. Ah, ok. Noi. Vabbè, però rimane sul nostro canale a vita, nel senso. Sì, può sì, fare cattura di pantaglia. Come si dice? Sì, o se no uno mette il video, fa registrazione schermo e si può salvare lo stesso il video nel proprio hard disk. Sì. Occhio! L'ha visto berretto. Col berrettino. Ce l'ha col berrettino. Monnellino. Ha fatto slogare il collo. Ok, allora come mai non l'avete fatto verso più il centro Italia? Perché noi abbiamo tantissimi che ci seguono, diciamo, dalla parte sud del nord. Sì, è vero, abbiamo anche gente che ci segue da... Sì, dal centro, dal sud, dall'isola. Per ora, per iniziare, volevamo provare a fare questa come cosa qui, come dai, esperimento, come cosa su, diciamo, al nord. Perché abbiamo tantissime persone che comunque ci seguono su. Poi, se riusciamo, tra lavoro e tutto, si organizzerà anche magari un po' più avanti, magari se si può, verso il centro o verso comunque più al sud. Sì, anche perché bella, noi ora l'abbiamo fatto, diciamo, il primo weekend di giugno, perché è 31-1-2, che c'è anche il 2 giugno di mezzo, giugno, cercare di uno riesce a incassare, perché poi farle anche più avanti. Poi c'è il problema che finite le scuole dei ragazzi, la gente ha già le ferie prenotate, sì, i campeggi sono già pieni, luglio agosto è un disastro, poi settembre iniziano le scuole, quindi poi la gente non può perché iniziano le scuole, ci sono tutti i vari casotti, certo, la scuola, gli sport, sì,
Non è facile, ragazzi, organizzare no. delle cose con tanta gente. Però perché si può vedere poi più avanti, magari se si riuscirà. Se la cosa viene bene, se la prima, il primo viene bellissimo al nord e vediamo che abbiamo tante richieste, magari ci scrivete in tanti dal centro barra sud, cercheremo di organizzare, di scendere e farne uno in un punto dove chi è nel centro scende appena appena, chi è giù viene un po' su, per cercare, come ho detto prima, di fare una quadra tutti assieme, ecco. Ciao, un abbraccio da Napoli a voi al Pelosetto e al Monello Pennuto. Bravo! Proseguite così perché siete belle persone, lavoratori e non perdi tempo con occhi iniettati di cattiveria. Grazie. Faremo di tutto per venire. Wow, grande, da Napoli. Da Napoli. E allora, se voi enorme. Venite da Napoli, poi verremo noi a Napoli a trovare. Proprio, no dalla cravatta. Facciamo si così, dice. Sì. Grazie mille. E poi chi c'è? Eccomi. Piccoli grandi viaggi, Angelo, se passi da Torino puoi passare. Grazie, quando Rita. Vuoi in officina da me per qualsiasi lavoro a Cascotrota, anche se so che te la cavi benissimo. Di cosa ti occupi, piccoli grandi viaggi, come ufficio? Cioè, fai solo officina meccanica, fai cosa fai, ecco, nel senso che se... E comunque grazie. Grazie dell'invito, ma sapere, cioè, se passo anche a salutare non è un problema, però capire di cosa, e se fai solo meccanica, solo elettronica, solo carrozzeria, solo, in modo che se ho quel tipo di problema venga colpo sicuro per quello, ecco. Eccomi, ci sono anch'io, vi seguo sempre dalla Sardegna. Grande Rita Chessa, un saluto a tutta la Sardegna. Tutta la Sardegna. Ciao Family, finalmente live. Grande Stella, sì. Ciao belli, pipotte in botta stasera. Sì. Scusami, mi puoi confermare se ti sono arrivati dei messaggi? Dove mi hai scritto, Mirko? Su WhatsApp o email? Allora, perché... email almeno ci gioco ti chiamo Miki Moretta allora email no te. E su WhatsApp occhio Pippo ma Cristian nulla ma no questo no anche è lì no Miki Moretta non so dove mi hai scritto dai. Ah, forse messaggi amore andiamo no perché guarda che ti aspetta ah, sì su andiamo. Mi hai scritto vai. Su Miki Moretta su Instagram vai. Se sì ho dei messaggi diciamo di chi non conosco quindi sì. Poi, ciao ragazzi, dove aspetta? Perso, concordo con Piero sulla ciclabile e poi Borghetto è un borgo strabello. Bene, bene, sì, vedremo cosa organizzarci. Noi al massimo andiamo col monopattino, vi dico c'è una ciclabile che va in un borghetto bello, però noi la bici non ce l'abbiamo. Vabbè, a piedi che male non ci fa. Sì. Ciao ragazzi, noi vi aspettiamo in Sardegna, Mirto compreso. Grazie Gigi, grazie. Vengo anch'io. Ciao. Dove state organizzando? Siamo allora, camperisti Monzalbano, area sosta, sui colli morenici vai. Del Garda. Vai. Poi, e se hai intenzione, perché magari ti sei messo ora appunto chiedendo dove lo stiamo organizzando, mandami una mail. La tua mail, cioè scrivimi un'email sulla mia mail che io ho la tua che ti giro la mail del campeggio per abbagliarla fuori anche per tu eseguire la prenotazione almeno di un giorno che si tratterà del 31 maggio, 1 giugno e 2 giugno. Decidete quanto stare, potete stare un giorno, tre giorni, quello che volete. Dovete prenotare almeno un giorno per riservare almeno la piazzola nel campeggio. Sono 18 euro 24 no. ore. Allora, vedo anche dove sta. Ok. Ah, è Pietro Pascarella, ora ho capito. Scusami, Pietro, non avevo letto tutto il nome. Officina meccanica elettronica, non carrozzeria. Officina Franchi Go Garage. C'è il sito. Allora, vado a vedermi il sito. E si avvicina a Torino, vediamo se riesce a risolvere l'enigma di casa su quattro ruote. Abbiamo un enigma che oramai sono mesi che ce li portiamo, quasi un anno ormai. Ce lo portiamo avanti. Ormai non lo voglio togliere. E non riusciamo più a capirci come fare per toglierlo. Buonasera anche a te, Family Pietro. Vieni qua.
Allora, ciao belli, andiamo. Noi vi abbiamo scritto mail, se c'è ancora posto saremo dei vostri. No, vabbè, Valeria, grazie delle mail, io ti scrivo ora, ti inoltro la mail del campeggio e tu direttamente contatti loro, organizzi, decidi i giorni, cioè tu sai quali sono i giorni, ma quanto vuoi stare, se uno, due, quello che vuoi, ecco. Spero che ci sia posto per tutti e spero che poi ne facciamo un altro il weekend subito dopo, se possibile, per tutti quelli che non stanno al primo, ecco. Allora, buona serata simpaticoni, grazie Sebastiano. Scusate, ma stasera tra Pippo e Bernice c'è un po' di confusione. Non so cosa. C'è un po' di agitazione. Sì, un po' di agitazione. Adesso ti porto. Buonasera, forse veniamo anche noi, Luciana e Daniele. Grande Luciana e grande Daniele, vi aspettiamo. Aspettiamo la mail se volete riservare. Se non potete, perché non sapete ancora quei giorni se ha lavorato o meno, speriamo che ci sia quel posto e potete venire. Ecco. Ciao Vita OK, buonasera, appena entrata online. Ciao. La mia specialità sono i Ford. Con gli smile che ride. Ah, beh, allora capitiamo bene. Turchi credo che il nostro amico dalla Turchia ci stia salutando e noi ti mandiamo un saluto. Ciao. Così, sperando che lo capisci. Non so come si dice ciao in turco. Scrivimi come si dice ciao in turco. Ma deve capire ora lui quello che abbiamo detto noi per tradurre. Sì, poverino. Perché non so la live se può vederla con i sottotitoli in diretta. Non deve rivederla come... Non lo so. Speriamo ci sia posto. Sì, dai, ci saremo, ci sarà posto per tutti. Io spero, 147 ripeto, piazzole. Se li riempiamo tutti, ragazzi, mi fate non un regalo enorme. Posso sapere tutto, no? Sì, chi t'ha chiesto? Si è acceso. Comunque sarebbe bellissimo, una cosa che ci farebbe molto piacere. Perfetto, anche per essendo di Bergamo, di Bologna, non dista molto da casa nostra. Abbiamo cercato un po' quel punto perché più o meno... Abbiamo tantissima gente. Cioè, il più lontano è quello della Valle d'Aosta, che deve venire fin lì. Sì. Però, magari c'è chi ci segue dalla Valle d'Aosta, però nessuno ci ha mai detto saluti da Valle d'Aosta, quindi non lo so. Sì, no, noi però abbiamo più o meno... notato che c'è tantissimi di zona, diciamo, quelle zone là. Sia di chi ci scrive in chat, nei commenti, saluti da Torino, saluti da Milano, saluti dal Veneto, cioè tanti di quella zona d'Italia. E anche su YouTube noi possiamo vedere la zona geografica dove siamo più seguiti e principalmente il nord Italia. Sì. Quindi per quello abbiamo detto il primo lo facciamo lì, che è dove c'è più concentrazione di clienti, di seguitori, di follower. E poi, se c'è l'occasione, come abbiamo detto prima, se ne fa anche un secondo in centro, un terzo al sud, tutti. Un altro su al nord, si fa ovunque, ecco. Allora, perfetto, ok, ciao, buona serata Marco. Ciao Marco, spero che tu poter venire, mi farebbe piacere rivedervi. Grazie, grazie. Grazie Pietro, anche a noi ci farebbe molto piacere e se riesci con tutta la famiglia, meglio ancora. Mandata mail, speremmo ben. Questi credo che siano liguri. Ale Rosi, ci prenotiamo. E Alessandro, mandami la mail. Ah, ok, se me l'hai mandata che ti prenoti già in automatico, ok. Io da Rovigo faccio presto a venire. Sì, da Rovigo anche, un altro punto strategico. Sì. Credo sia un centinaio di chilometri. Aggiornatemi per favore se state parlando di qualche raduno e di qualche città, di quale città parlate. Allora, stiamo parlando di un raduno che stiamo organizzando e sarebbe un'area sosta Camperisti Monzambano. Si trova sui colli morenici del Garda. Se volete cercarlo su internet vi esce fuori. È molto carino come campeggio. Il raduno si svolgerà 31 maggio, 1 giugno e 2 giugno, che si tratterà di un venerdì, sabato e domenica. Sì. Non c'è siete anche il 2 giugno che è festa, quindi magari qualcuno riesce... Però è domenica. Sì, però quindi magari... quest'anno no. Ma chi lavora la domenica magari riesce il 2 giugno a fare stando chiusi, dipende dal lavoro che uno fa. Speriamo. E...
Non siete obbligati a stare i 3 giorni, potete stare quello che volete, di più come un giorno solo, dipende dalle vostre esigenze. Adesso ho messo Pippo in gabbia e sentirete lo show. Probabilmente qualche parolaccia. E Vita o K, se mi mandi una mail, io ti giro la mail direttamente del campeggio per riservare la giornata che volete, ecco. E mail inviata, ragazzi, saremo dei vostri con immenso piacere. Grazie, Mara. Grazie. Saluti da Tenerife. Ciao Monica, Andrea, Monica. Un salutone enorme, un abbraccio dai, forte. Dai Monica, prendete l'aereo e venite anche l'aereo. Voi. Dai, su, vi aspettiamo. Intanto più o meno non sono dalle zone loro, lì? E loro sono... Più o meno, sì, loro erano più varese, se non ricordo male. Monica, dai, vedete di organizzarvi. Pippo cerca di attirare l'attenzione e si sente trascurato. Sì, liberate Pippo. Se lo metti in gabbia, inizia a parlare a Vandera. Sì. Sì. Allora, Pippo cerca di... abbaia, perché sente Bernice fuori che abbaia, allora lui abbaia. È un circo casa nostra. Pippo. Cosa c'è? Vieni. Non fare il monello. Fai il bravo. Cosa c'è? Fa il gattino. Che passa? Vedi, Monzabano è un'area molto carina. Ce l'hanno detto che sì. È un'area molto carina. Infatti abbiamo pensato anche questa perché sei comunque nel verde. C'è tutti i barbecue, comunque mi hanno detto che ci sono sentieri da fare. Sì. Speriamo che venga una bella cosa, dai. Pippo si sta arrabbiando. Sì, si sta arrabbiando, è vero. Amici campani e del sud Italia, facciamo più iscrizioni a casa su quattro rotte. Bravo! Al sud. Grande Crescenzo, ci fa molto piacere. E speriamo di arrivare prima del raduno, sì dai, ormai ne mancano più pochi, almeno a 10.000 iscritti. Dai, aiutateci, tra tutti quanti. Ecco, c'era scritto Monica, quasi 10.000 follower, magari potessimo venire, sarà per un'altra volta. Noi siamo del Lago Maggiore. Lago Maggiore, è vero. Ciao, io ci sarò al raduno. Come devo prenotarmi? Allora, Ciracco Giuseppe, o mi mandi una mail e io ti inoltro la mail del campeggio e c'è scritto tutto quello che devi fare, prenotare almeno un giorno, anche se stai 3 giorni, per riservarti la parcella. Le mail dovrebbe leggersi sul... Sì, c'è un messaggio, se lo vedi, blu. Un messaggio in blu. C'è scritto carpe diem tper 1988 @gmail.com. Se no su Instagram mi scrivete in privato, io vi giro la mail che mi ha fatto il campeggio. Non ci dobbiamo guadagnare niente, noi andiamo a conoscere voi di persona. Altrimenti conoscete già, potete chiamare, bisogna ricordarci di dirgli. Mi raccomando, se dicono di casa su quattro rotte, sì, che siamo noi, di casa su quattro, sì, no, dirlo anche al campeggio, di ricordarsi, sì, che c'è tutto l'insieme, certo, di cose. Sì. Tutti dobbiamo ricordarci. Tutti di dobbiamo tutto, dire casa su quattro ruote, ragazzi. Sappiamo poi alla fine in realtà quanti siamo. Per tutti. Sia per chi mi scrive in privato e chi invece contatta direttamente il campeggio, io poco prima chiederò: abbiamo raggiunto un bel numero, quanti siamo, per sapere, capire, magari. All'ultimo qualcuno che conosco io in privato mi dice in 4-5 vogliamo venire anche noi, dico un esempio, sì, magari sai che ci io sono so che c'è posto, se mi dicono no, non c'è più posto, non li faccio venire fin là, ecco. Sì, ma un po' per tutto, però, sì, per sapere in quanti siamo alla fine. Ciao, ci sarò a raduno, ok? Ciao Jessica e Angelo, aspettavamo da tempo questa notizia, ma per noi doccia fredda, il 1° giugno abbiamo il battesimo di nostro nipotino Nicolò. No. Un abbraccio Daniele, Anna e Laura da Genova. Vabbè, dai, ci sarà un'altra occasione. Ci dispiace. Loro ce l'hanno la domenica. Il raduno è venerdì, sabato e domenica. Sì. Potete venire anche solo il venerdì/sabato. O solo il venerdì, perché magari si devono preparare, c'è tutto l'indotto dietro. L'indotto, però sappiate che è un weekend, quindi se non riuscite, vedremo di rifarne poi un altro. Vi arriva la mia chat, Luciana Mori. Ora ho letto questo messaggio, Luciana. Vi arriva la mia chat, parli di email o della chat qua dei messaggi? Cucupipo. Prenotazione, mi serve sapere la lunghezza del mezzo come viene richiesto in alcune aree a sosta.
No, direi di no, non ci hanno detto. Sulle mail non ce l'hanno scritto, no. della metratura del camper. Io non penso ci siano problemi, cioè almeno che non arrivi con un 30 metri. Sì, non penso. Però penso che fino a camper, diciamo, normali. No, anche perché normali, le piazzole sono grosse. Molto grosso come campeggio. Allora, Miki Moret, puoi vedere se ti arrivano, se ti è arrivata la mail, grazie. Io vado a vedere la mail, allora. Miki Moretto, ok, ora mi è arrivata la mail, che me ne stanno arrivando tante, per fortuna siamo super contenti, e quindi magari ci ha messo un attimino. Miki Moretto, sì, mi è arrivato, perfetto. Finita la live, inizia a inoltrare a tutti la mail del campeggio, e voi contattate e fate tutto, ok? Spero di farlo a tutti. Se, ci tengo a dirlo, se per caso non dovessi rispondermi, datemi 48 ore di tempo per mandarvi la mail, che magari si inciucca qualcosa e non arriva. Scrivetemene un'altra scrivendomi: ti ho già scritto una mail, mandami le mail. Almeno io so che è qualcuno che me lo sono o dimenticato o mi è andato perso, ecco. Perché sappiamo benissimo che la tecnologia è bella, ma ogni tanto si incricca. E non voglio, mi dispiacerebbe fare, sì, no, brutta, diciamo, figura. Fare brutta figura con qualcuno. Ve lo auguro di vero cuore. Grazie. Fra un po' Pippo parte col botto. Sì. E beh, io per 10 minuti vi ho conosciuti al parcheggio della Rospina. Vado, vero Guerino? Quindi devi venire devi mandarmi la mail, Guerino, eh? Se no non ti voglio più conoscere, eh? No, conoscerti ho già conosciuto, non ti voglio rivedere. Ragazzi, ogni tanto va a scatti il video. Allora è la connessione, allora qua può essere un po'... che magari siamo un po', sì, la connessione. Ogni tanto va, secondo me siete in Sicilia, da tuo papà, zio, bollide. Non lo sappiamo. Ciao, siete una bella famiglia, saluti da Limena, Padova. Ciao Limena. Ciao Elisabetta. Elisabetta. Claudio Del Miglio, ciao ragazzi, sono arrivata adesso in chat. Sbaglio, state parlando di un raduno grande, Claudio? Sì. Sì, Claudio. Sarà la tua connessione, perché io vedo benissimo. Ah, però vedi, Grazia dice che zio Ken sarà la tua connessione, perché io vedo benissimo. Quindi non è la nostra, ma magari è di zio Ken. Meno male, cioè nel senso, meno male nel senso che è solo uno, diciamo, non tutti. Ecco. Claudio, sì, stiamo dicendo appunto che faremo un raduno, un'area sosta di camperisti Monzambano, che si trova sui colli morenici del Garda, e sarà il 31 maggio, l'1 di giugno e il 2, che è la domenica. È un fine settimana, venerdì, sabato e domenica. Se sei interessato, mi mandi una mail, o se conosci il campeggio chiami direttamente. Io ti giro la mail del campeggio che mi hanno scritto, che bisogna prenotare almeno un giorno, cioè pagarlo anticipatamente per loro riservarvi il posto e non rischiare di arrivare che non ce n'è. Se uno ad oggi non può ancora sapere se quel giorno c'è e viene all'improvviso, non posso garantire che ci sia posto. Io da un lato spererei che ce ne siano liberi per accontentare anche chi all'ultimo non poteva saperlo. Però non lo posso sapere, quindi non torna all'otto quello. La connessione, perché benissimo, si l'ho trovata. L'ha trovata Laura, non saprei, dipende dal lavoro, vabbè, ci mancherebbe. Sì, no, beh, ci mancherebbe. Mi scherzavo, Guerino. Cioè. Pippo si sente trascurato. Sì. Ciao, siete fantastici, ci facciamo venerdì e sabato. Poi tutti al battesimo. Grande Ciro, è vero. Tutti al battesimo il 3 giugno dei signori di prima. Potrei avere il numero di requisiti di contatto su WhatsApp, grazie. Su Instagram scrivi, sì. Perché se mettiamo il numero di telefono non ne usciamo più vivi. Quando poi vedo la mail, allora guardo poi tutto. Allora, Claudio mio, capito, ok, grazie Claudio. Ciao. Ciao, Pippo, ciao. Saluta. Ciao. Ok, dal battesimo, quello l'ho già letto. C'è nemica sotto. No.
Allora, abbiamo detto di cercare di farla il più corta sì. possibile. Angelo organizza un raduno anche qui da me. Tipo lontanino. No. Non è di Napoli lui? Sì, mi sembra che è di Napoli. No, è... lui è del Texas, se non ricordo male. Ah, è lui. È un po' lontano. Ah. Vedi che c'ha lo stesso foto. Ah, ok. No, allora... Credo che sia che sei in Texas tu. Un po' lontanino. Non sarebbe male come idea. Lì c'è proprio il puro sangue di chi ti ama proprio. Che viene fino al Texas a trovarti. Allora, che volevamo dire? Niente, volevamo farla il più corta possibile per chi non riesce a vedere la live. Sì, no, vabbè, poi sì, magari sarà guarda spezzettoni. Sperando che in un punto, l'ho ripetuto parecchie esatto, volte. Sì, esatto. Sperando che trovi nel punto, poi magari mettiamo il titolo, raduno, cerchiamo di... Sì, metteremo il titolo così la gente capisce per chi non è riuscito, per chi non è riuscito a essere in live questa sera, lo rivede come video, perché in tanti purtroppo per lavoro, per motivi personali, magari non possono guardare la live, quindi lo guardano domani come video, però farlo troppo lungo poi... Sì, da guardare diventa impegnativo. Pippo Show troppo forte, papi vieni. Sì, guarda, è un birichino. Ci mandi... Allora, la mail la vedi sopra, guarda, te la veniamo riscrivo. Veniamo da Napoli. Ah, sì, la... Cristina, quella di prima. Te la riscrivo. Pippo, qua. Non si dice quelle cose. Allora. A sta banana, vuoi andare a fare la nanna? Quando Pippo dice a sta banana... Vabbè, chi ci segue lo sa, però, perché vuole andare a fare la nanna. Mi ha dato per traverso la farina. Dove andiamo, Pippo? Dove andiamo a fare la nanna? Allora, Cristina, ho rimesso il messaggio con la mail, che l'aveva già messo in alto, però almeno riguardalo. Cioè, nel senso, se non lo trovi lo rivedi ora qua nella chat, ecco. Più di 200 persone in live, complimenti, grazie, ci fa molto piacere, grazie di cuore a tutti quanti. Per stare sul sicuro vado a Monzambano adesso, Claudio. Grande Claudio, mi ha fatto piacere parlare con voi, sono un po' emozionata, grazie Luciana, ci fa molto piacere. Angelo, sono interessato, ma ad oggi non posso prenotare causa lavoro, hai una data ultima per eventuali prenotazioni? Guarda, io ho detto 10 giorni per avere un punto più preciso. Io spero che tra 10 giorni mi avete scritto, come ho detto prima, in 90-100. Il campeggio non riserva altri posti, lascia liberi quei 40 per come tipo te non può riservare oggi. E quindi quando arrivi c'è il posto. Però non posso garantizzare, sì, magari non sì. posso garantire che se tu non mi prenoti, cioè non prenoti a loro, non a me, arrivi e trovi il posto, questo non lo so. Purtroppo non sappiamo, però al massimo si potrebbe fare poi una live magari un po' più avanti, quando siamo vicino diciamo alla data, e magari si può vedere, no? Se quanti posti siamo arrivati, se c'è se qualche ce n'è posto libero, sì. lo possiamo comunicare in modo che chi ha questi problemi per lavoro che fino a 10 giorni prima non può saperlo, che fino a 10 giorni prima non può saperlo, se c'è qualche posto ti puoi infilare, diciamo, no? Si potrebbe fare anche una cosa così per cercare di venirvi incontro anche il più perché... possibile, per carità, per noi fa solo che piacere, come ha detto prima Flavio in chat, avessi fatto se super una lotta avrei già pagato io 148 piazzole magari. E sapevo che c'erano 148 posti magari. Se in 100 mi scrivevate gli altri 48 erano liberi per chi veniva senza problemi, ecco. Allora, dove eravamo rimasti? Prego, ok, Angelo, ma ci prepari quella buonissima crostata? La mettiamo sotto, eh? Per far crostate per tutti il forno deve stare acceso, ti butto giù le batterie come vuoi, eh? Io te lo dico, io te lo dico. Le batterie che mi scendono troppo, poi io vado a... Io te lo dico. Porto da salsicce e un par de braciole. Porto un par de salsicce per... grande. Bravo, Augusto. Oh, comunque se venite da diverse regioni, portate bello. Prodotti tipici, che magari anche questa è una bella cosa, grigliata dove... Ora io sono ignorante questo, però ognuno che porta le cose tipiche, sapete che io non mangio il formaggio, quindi se lo portate per
loro tre, Pippo e... Pippo e me, perché Christian Bernice, non pende. E Bernice, vabbè, Bernice qualsiasi cosa porta, non mangia. Ciao, allora per fine mese siete a Savona, Mattia Fardacco? Non sappiamo. È un punto di domanda, Mattia. Questa live è uno spettacolo, grazie a Pippa a tutti. Grazie. Comunque l'area di sosta di Monzabana è molto conosciuta. Amici camperisti, andate sul loro sito, è molto dettagliato. Bene. Ok, Daniele, ci guarderò. Grazie dell'informazione. Buonasera, in ritardissimo, scusate, chi mi sono persa? Che mi sono persa? Allora. Alessandra, con la Pippo, quando regressa in Savona... Faremo un raduno... No, non siamo in Italia, Mauro. Faremo un raduno in un'area sosta che si chiama Camperisti Monzambano sui colli morenici del Garda. E sarà il 31 maggio, il 1 di giugno e il 2 di giugno, che sarebbe venerdì, sabato e domenica. E a chi fa piacere venire, stare con noi, conoscerci, e noi siamo lì e vi aspettiamo a braccia aperte. Ci scrivete con... abbiamo messo le email sulla chat. Ci scrivete con le email, sì, voglio venire, siamo in due, con un camper, tre camper, quattro camper. Noi vi giriamo le mail del campeggio, così potete organizzarvi direttamente poi col campeggio. Sì, che chiedono di prenotare giustamente, sì, almeno giustamente una notte. Il campeggio a noi ci ha per riservarvi il posto, sì. Ecco, essere sicuri che di lì ho pagato un giorno e sto lì tre. E c'ho il posto, poi quando arrivi lì paghi la differenza dei giorni in più che vuoi stare. Sì, sì, noi non prendiamo soldi, non prendiamo niente, vi mettiamo direttamente in contatto con loro, così date già i soldi direttamente a loro. Carina, tuttavia non sappiamo, però stiamo quasi ahí a punto. Quanti anni ha Pippo? Papi o Bernice? No, ma papi. Sembrava un papi, un po' storpiato. Cosa c'è? C'ha 8 anni Pippo, è un bambino. Quasi 9. È che rimarrà bambino a vita, perché in teoria dovrebbero, cioè la loro vita è molto lunga, potrebbero arrivare anche a 60 anni. Quindi ci sotterra Pippo. Speriamo. Noi portiamo la pedina e San Giovese. Bene. Bene. Ciao, buona serata a tutti. Ciao Salvatore. Ciao Salvatore. Salutato anche Pippo in diretta. Ciao, ti ha salutato. Ragazzi, se riusciamo a venire, veniamo in macchina. Ok, perché ci mancherebbe. Michela. Signore di Como? No, no. Non mi ricordo il cognome. Vabbè. Che fa. Chi sia, l'importante è che venite, sì, in tanti. Ci fa piacere. Ci eravamo sentiti per registratura quando sei una data precisa. Scrivimi su Instagram in privato o su Messenger dove ci eravamo sentiti e ci mettiamo d'accordo. Manca solo un gatto in casa su quattro ruote, prendetelo, Pippo li ama. No, io non posso perché sono super allergica ai gatti, non posso stare vicino ai gatti perché sto male, mi attacca l'anima. E poi non... non so Pippo quanto sarà contento, anche Bernice non è che... Angelo, ovviamente niente Coca-Cola, no. Solo dell'ottimo vino, magari un Cannonau. Sì, così storpiamo lì e dormiamo tutto il giorno. Ciao a tutti voi, siete una bella famiglia. Mi piacerebbe venire, ma noi dobbiamo lavorare. Alla prossima. Ci sarà un'altra occasione, sì. Dai. Mauro, Angelo, ricordo di Milano a Torino, sì. Bene, Monzabano, ci sono già stato. Se riesco, farò sicuramente un salto. Un salutone, grazie Rocco di Luna. Omer, Andrea, buonasera a tutti. Hola, Angelo, che tale sta? Todo bien, Omer. E tu, che tal? Todo bien? Ale Rosi e Teo, bulldog francese da Bussetti in camper. Vi ho inviato mail, attendo contatto. Ok, grazie, grazie mille, Alessandro. Allora, ci abbiamo un cugino. Ci abbiamo un cuginetto di Bernice. Allora Jessica, non posso presentarti il mio camino. No. Purtroppo no. Mi piacciono. Buonasera, i gatti, buonasera però, Ghost, purtroppo. Tutto bene? Certo. O Ghost of Matrix. Ciao Ghost of Matrix, buonasera. Tipo! Che miseria. A forza di ripeterlo finiremo tutti in Mozambico.
spostiamo il campeggio là. Ci siamo sentiti su WhatsApp, domani ti scrivo. Ok, grazie Mattia, scusami se non ci siamo più sentito, ma organizzare tutto non è facilissimo. Allora, forza, fino a domani. Ciao da Capodacqua di Foligno. Ciao Fabio. Ciao Fabio. Pippo vuole attenzione. Sì, sì, parecchia attenzione. Quando lo mettiamo dentro, lui non vuole stare dentro, quindi ecco, fa lo show. Fa lo show. Purtroppo poi ha imparato questa parolina simpatica che non riusciamo più a levargliela. Vabbè. Ascoltata da un video di TikTok di Cristian. Sì, ascoltata da un video di TikTok ha imparato questa parolaccia. Non di Cristian. sì, era un video che stava guardando. Cristian e Angelo guardavano un video di TikTok che c'era una persona che diceva questa parola. Pippo, come l'ha sentita, ha iniziato a dirla e ora non smette di dirlo. No, prima o poi, a furia di non sentirla più, in teoria dovrebbe perderla, speriamo, incrociamo le dita. Ok, poi, Angelo... C'è questo messaggio in inglese che non riesco a tradurlo. Ah, ok, Pippo vuole attenzione. The dog inside the one of the vision. Angelo ti consiglio, okay. Un imbrago, se può pagarli per portarlo fuori. Tutta la gente non ci sta né, no. No, lo portiamo fuori. Fai vedere che c'è, abbiamo la pettorina, non se la fa mettere. Ce l'ha la pettorina, ma non se la fa mettere. È un monello. Grida come un matto. Ce l'abbiamo? Sì. Due, gliene avevo già comprata una e l'ha rotta. E l'ho buttata via. Ne ho comprata un'altra ora. Non se la fa mettere. Grida come un matto. Perché li devi abituare da piccoli piccoli. Avete visto quello che bella la mia maglietta del Re Leone? Sì, a parte ma stavo... guardate la pancia. È in 3D perché? È in 3D. È dal vivo. Dimensioni reali. E vabbè, dai, io direi che possiamo anche chiudere perché sennò... Siamo a 70 minuti, abbiamo detto la facciamo corta, sì, meno male. Più che altro perché volevamo poi che chi, poverino, magari non ha potuto stare in live, se la vuole poi guardare dopo... E vede poi 70 minuti, gli viene un coccolone. Sta live, poverino, per capire alla fine il succo della live. E niente. Loaiza Salinas Biron. Hola todos, sono una famiglia e stupenda, lo sigo sempre e spero di conoscerlo algún día. Muchas gracias. Muchas gracias por todo y esperar que un día nos vemos. Ustedes que parte de España, esperando que esté en España, porque si me sí, habla puede ser de que... Sudamérica, espero de venir yo ahí, pero ya es una cosa un poquito más difícil. No rara, imposible, pero más difícil. Ciao dalla Puglia, un saluto a tutta la Puglia. Grande tutta la Puglia. Grazie di tutto. Grazie Fabio, a te. Grazie. Cosa mi sono perso? Tutto bene, grazie. Stavo tomando la medida del rifugiato di Homer. Ah, pues nada. Bueno, Homer, te hablo en español o como quiera que te hablo. Que estamos haciendo un raduno. El 31 de mayo, el 1 de junio, el 2 de junio, es un fin de semana, viernes, sábado y domingo. Quien quiere venir puede venir solo un día o los tres días o quedarse ahí una semana sin problema. Está en Italia. Está en Italia, en cerca del lago de Garda. Está en... Camperisti Monzambano. Colli Morenici del Garda. Y si tú me envías un correo electrónico, yo te voy a enviar otra vez el correo del camping, donde está escrito todo lo que tiene que hacer. Tiene que reservar y pagar por lo menos una noche para que te guarden la plaza para ti. Y cuando llega ahí, le va a pagar los días más que te queda. Si te queda los tres días, paga tres días, dos días, porque uno ya lo ha pagado. Y si no, dos días, si un día más. Ah, está en Italia. En Italia, en Trentino. Ah allora, bueno. Puedo venirte a trovare. Allora, puede venir a trovarnos porque no sé si has entendido todo lo que he dicho en italiano, pero ahora mismo acabo de terminarlo a decirlo en español. Y que hacemos un raduno, una quedada, porque en español se dice quedada. Sí. Y así no podemos conocer de personas sin problema ninguno. Mm.
Hablamos todo en de español. Ahora en adelante me gusta la idea. Grande. Noi saremo in partenza verso sud, ma stiamo valutando una deviazione per incontrarvi. Grazie, grande Concetta, grande grazie. Concetta. Spero che fai la deviazione, che ne varrà la pena conoscerci dal vivo. Angelo, in alternativa al prossimo raduno alla fiera di Parma a settembre non sarebbe male come idea. Ci avevamo pensato sinceramente l'anno scorso. Però non ti godi, non è la stessa cosa secondo noi. Preferiamo farla tra virgolette in intimata sede, così, certo, perché ci possiamo conoscere realmente lì, secondo me no, diventa troppo marasma, troppa gente, confusione. Noi non siamo, se avete capito, da tanta confusione. No, è che alla fiera di Parma, se in 100 venite per noi, non è che possiamo fare una tavolata da 100 per noi. Almeno io non sono mai stato alla fiera di Parma, quindi non posso dirlo, ma vedendo i video di altri youtuber, sì, è una cosa, cioè, sì, si ci vede, si ci saluta, si ci conosce, si fa una foto e finisce lì. Invece così, secondo noi, l'abbiamo vista più come una cosa intima, cioè venite per noi, non per una fiera o per tantissimi altri camper, youtuber, quello che è, quindi diventa generica. Così è più personalizzata, secondo noi. Sì, sì, poi, per carità, ognuno... Poi magari a settembre, se ci troviamo in zona, passiamo dalla fiera di Parma e chi non è potuto venire a questo, ci conosciamo lì dal vivo, cioè tutto può accadere, non si sa, ecco. Noi saremo Angelo in alternativa al prossimo raduno alla fine. Ah, ok. Angelo, sono Max Colo. Lo so, ma che sei tu, Max, però mi scrivi in spagnolo, io allora ti parlo in spagnolo, almeno non perdo lo slang. Ciao ragazzi, buona serata da Salvatore Betti. Ciao ragazzuoli, speriamo di vedervi al raduno. Ancora saluto a tutti voi. Dov'è la mitica mortadella? È qua che dorme, si è addormentata perché prima ha fatto un po' di show. Sì, ma perché ora? Vedi, sono le 10 meno un quarto, alle 10 inizia la notte. Le fa il 10:06. Sì, fa il 10:06. Allora... ora sta terminando il 2:10. Poverino. Un caro saluto a voi, un amico, buonanotte alla prossima live. Allora, ragazzuoli, io direi che è arrivata l'ora di salutarvi, perché in tanti ci state salutando che è andata la nanna, noi anche dobbiamo andare a nanna, abbiamo ancora da resettare il camper, e che dire? Speriamo che siamo in tanti, ragazzi. In tanterrimi, c'è di più di tantissimi. E iscrivetevi, fatevi iscrivere tutti, sì, così perché? Arriviamo a 10.000, dai! Domani voglio vedere 10.000, ne mancano 100, su, forza, ditelo amici, parenti, nonni, bisnonni, cugini, zii, colleghi di lavoro, tutti, tanto, però devono seguirci. Tanto se vi iscrivete, è gratis, non si paga niente. Ragazzi, buonanotte a tutti, come buonanotte. Sempre un immenso piacere, vieni a salutare Mini Bro. Così non ti rompiamo più le scatole, che sei lì nascosto, non ti vede nessuno. Che si nasconde lui, si vergogna. No, poi se lo vedi troppo, lo vedete troppo, poi. E sei un importante, eh. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Sei un briaco, Ciao ragazzi, buonanotte a tutti. Un abbraccio. Abbiamo salutato anche Pippo. Cosa volete di più?